Vediamo questa animazione virtuale del libro Amaldi. Questo è un disco a ghiaccio secco, sappiamo che serve a ridurre l'attrito radente praticamente a zero. Dentro è pieno di ghiaccio secco, cioè anidride carbonica ghiacciata, che esce da questo foro praticato nel disco di metallo. L'anidride carbonica esce in forma di gas, in quanto subisce la sublimazione dallo stato solido allo stato gassoso e crea un cuscinetto di gas, quindi un velo di anidride carbonica gassosa che solleva appena il disco dal tavolo. Quindi il disco non striscia sul tavolo, ma galleggia su questo sottilissimo strato di gas e l'attrito si riduce quasi a zero. Il disco è ghiaccio secco, è il nostro punto materiale, viene tirato da una forza costante, che è anche la forza totale. Le altre due forze si annullano, sono il peso e la forza vincolare del tavolo. Con la forza costante anche l'accelerazione è costante. Questa che viene mostrata ora è l'accelerazione costante. Ora l'animazione fa vedere che raddoppiando la forza 2F anche l'accelerazione raddoppia. E infatti vediamo che il disco di ghiaccio secco parte molto più veloce. Ora il libro Amaldi fa vedere come si calcola la massa del disco di ghiaccio secco, facendo la formula inversa della legge di Newton. Ripeto, facendo la formula inversa della legge di Newton si può calcolare la massa del disco a ghiaccio secco. Più la massa del disco è grande, più sarà difficile accelerarlo. Quindi la massa si può definire come la difficoltà, la resistenza che offre un oggetto a farsi accelerare. Questo è il concetto di massa inerziale. Più brevemente, massa inerziale si può anche chiamare semplicemente inerzia.